Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei fare la seconda puntata di Incidenti in moto, perché ho visto che il primo video è andato bene, avevo chiesto 10 like, ho raggiunto 10 like, sono contento perché almeno così so che qualcuno vede questi video, quindi ha senso farli. Quindi oggi dai, ci vediamo una seconda puntata, vediamo un po' cosa ci aspetta. Questa appoggiata la telecamera sulla moto. Ai 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 ai. Quello è caduto, però la moto sta andando da sola, mi sa. Sì. Questo. Col K. Più 50 di tempo, più il 300, non lo so. Forse il 300. Ecco, se poi ti sbuca fuori così e c'è poco da fare. Poteva provare a evitarlo. A sapere che quello che si fosse fermato poteva provare a buttarsi nell'altra carreggiata. Doveva lasciare un attimo il freno e buttarsi di là, però insomma. Ci ha provato un po' all'ultimo, ma niente, non ce l'ha fatta. Minchia. Non so come funzionava la precedenza che ce l'aveva, boh. Gli studi hanno queste strade gigantesche, 1000 corsie. Come cazzo è possibile fare un incidente così? Quando succedono queste robe si può fare poco. Ah no, se... cazzo è successo? Si è piantato... Come ha fatto a finirvi? Cioè, quello che sta guidando non ha capito che c'è uno. C'è uno sopra la macchina. Che cazzo di soggetto. Vabbè. Io pensavo che la macchina stesse perdendo qualcosa, un pick-up gli era volato via qualcosa. Invece era uno che in moto si Hey, era catapultato dentro la macchina. chill. Just relax, all right? Relax. Bello incazzato, ragazzo. I know. Look, look. Hey, you stay right there. I have your plate already. Okay. Sì, qua l'ha detto lui. Conveniva suonare al posto che dare gas. Probabilmente suonare era la cosa ancora migliore. My ankle's a bit hurt, but as long as the bike's all fine. Alright, let's get you up. Yeah, I'm sorry. Yeah, I ride a bike for 15 years myself. But... Yeah, that wasn't great. I'm so sorry. Let me get you out. Don't, no. It's like, it was already like that. Are you alright? Yeah, I think I'm alright. Just, I'm so sorry. yeah, sorry. Qua non si capisce, non gli è andata la precedenza. Anche qui, non far niente, qua non si poteva evitare. Ahia, minchia, come ho fatto? Sicuramente non aveva l'ABS, perché sennò. Okay. Qua c'è l'ABS, cioè se avesse avuto l'ABS You probabilmente non good? sarebbe successa una roba del genere, anzi You sicuramente. good? Cioè, hai visto quello davanti frenare, ha inchiodato e ci voleva giù così, non c'era l'ABS. Elettronica purtroppo in strada è importante. Non ho capito bene cosa ho fatto. Ho lasciato la frizione, non so, a 6.000 giri di botte. You all right, man? Il casco non ce l'aveva neanche, insomma, no? Tirato bello veloce. La gomma non c'è più. No, lui, secondo me, la posizione di guida non era sbagliata. Il fatto è che andava troppo forte. Doveva regolare magari un po' col freno posteriore e lasciare un attimo il gas. Questo qua l'ha cioccato. A caso, vediamo. Anche qua non c'è l'ABS. Ha tirato un'inchiodata senza ABS, posteriore gli ha scodato e poi l'ha catapultato fuori.
E questo è uno dei miei timori più grandi. Tu ti fermi per far passare qualcuno, però devi anche considerare che la potenza frenante della tua moto magari non è quella di quel Peugeot lì, che magari qualcuno è distratto o in uscita dalla rotatoria. Questo non so come sta piegando, cioè non so, pensava di avere un motardo. Questo vabbè, è inesperienza, perché la curva è normale. So, ci va la freccia o no? Non ci va la freccia. Fare un cazzo. Si può stare attenti, cercare di evitare di sorpassare a sinistra se uno, se c'è una svolta a sinistra, come in questo caso, quindi qualcuno potrebbe svoltare a sinistra, però. Cazzo, ma l'ho fatta fermarsi in mezzo alla curva. Boh. Ha perso un pezzo, minchia. Sai che ha perso? L'ha preso Well, sul fuck torace. me. Fatto male sicuro. Fortuna I'm stopping. sembra avere la giacca, perché Holy se fosse shit. in t-shirt, se fosse stato in t-shirt, addio, c'ho un buco nel petto. A stick threw it right in my chest. Oh. Shattered my windscreen. Minchia, male si è fatto male di Oh, brutto. fuck. Just give me a minute. He threw it right through my windscreen, right into my chest. I'll meet you down there. God damn. Verso il posteriore, minchia non poco, porca troia. Capita, high side. Si sembrava. Too fast, man. Abbastanza buona come piego, poi queste strade sono larghissime. È successo, è andato un po' largo, ha preso la terra, la ghiaia lì. Tutte queste foglie qui. Sì, va a vedere come sta. Allora, ragazzi. You're right. Bel botto. Ma che cazzo ha fatto questo? Che cazzo sta facendo? Anche questo senza ABS, perché sennò. Questo sta frenando, devi piegare. Quello che poteva fare era lasciare il freno sicuramente quando entrava nel brecciolino. Frenare poco, molto, molto, molto delicatamente, ma è difficile stare su. E andare dritto soprattutto, perché. Figa! Ha perso completamente il posteriore, è riuscito a tenerla su. Poi lo perde, quasi la tiene e dopo niente. Qui poteva essere la gomma o dello sporco sull'asfalto, gomma finita o dello sporco sull'asfalto. Ah, ecco questa qui. Minchia, che culo questo. Che culo. Che cazzo ha fatto? Perché? No, io non l'avrei buttato giù la moto, boh, magari si era fatto male, non so. Va bene, ragazzi, vi ringrazio della visione e se va bene anche questo video ci sarà anche una terza puntata. Alla prossima!